Rieccoci, un caro saluto a tutti. Partiamo subito con le notizie, perché purtroppo c'è da registrare un infortunio importante, quello di Alessandro Florenzi. La comunicazione è arrivata dal club in mattinata. Florenzi ha riportato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia, che verrà eseguito domani a Roma dal professor Mariani. Gli esami effettuati questa mattina hanno quindi evidenziato una lesione del menisco interno. Più o meno un mese di stop per Alessandro Florenzi, è una brutta tegola per il Milan, perché sappiamo quanto sia importante questo jolly di difesa, che addirittura può giocare anche in fase più avanzata. Insomma, è un giocatore che sostanzialmente può essere utilizzato a destra, a sinistra, in difesa, anche come esterno alto. Quindi la mancanza di Florenzi in quest'ultimo mese di campionato sarà importante. Lui vorrebbe tornare per le ultime 2-3 partite, quindi a maggio inoltrato. Vediamo se ci riuscirà. C'è da dire anche che per Florenzi si tratta del secondo infortunio al ginocchio nel giro di 6 mesi. Ricordiamo che il primo intervento era stato effettuato il 1 ottobre 2021, a causa della lesione parziale del menisco mediale. Quindi una volta è stato il menisco mediale, l'altra volta, cioè ieri contro il Bologna, menisco interno. Parliamo però sempre del ginocchio sinistro. Io credo che il Milan, dopo questa notizia, farà comunque delle valutazioni su Alessandro Florenzi. Fino ad oggi lo abbiamo sempre dato come riscatto quasi sicuro. Io credo che però delle riflessioni verranno fatte, anche perché parliamo di un ragazzo di 31 anni. Bisogna versare nelle casse della Roma 4 milioni e mezzo, e questo il diritto di riscatto, e questi continui infortuni al ginocchio non sono da sottovalutare. Quindi le notizie vanno prese sempre con calma, e soprattutto non bisogna mai dare nulla per definito. Però sostanzialmente, se un giocatore si fa male per ben 2 volte a ginocchio nell'arco di 6 mesi, io credo che anche il Milan farà delle valutazioni. Quindi nei prossimi giorni è possibile che ci siano anche dei confronti con l'entourage di Alessandro Florenzi, e poi si può andare comunque spediti verso il riscatto, oppure il Milan può pensare ad altre soluzioni. Resta ad oggi comunque ancora una situazione aperta. Più che altro, ripeto, per i continui infortuni di Alessandro, che ovviamente è un ragazzo prezioso anche per lo spogliatoio. Conosciamo la sua importanza a livello tattico, giocatore molto duttile per Stefano Pioli, però va anche presa in considerazione questa cosa degli infortuni al ginocchio, il secondo nel giro di 6 mesi. Oggi a Milanello partitella con la squadra primavera, poi sostanzialmente Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo. Domani la squadra riposerà, non si allenerà, probabilmente anche per allentare un po' questa tensione, questa delusione, questa pressione delle ultime ore. Abbiamo visto anche un post di Davide Calabria molto deluso, però ha detto riprendiamoci, perché il cammino del Milan è ancora nelle mani dei rossoneri, la corsa a scudetto è tutt'altro che chiusa, è un Milan comunque primo e padrone del proprio destino. È anche vero che però bisogna segnare, bisogna buttarla dentro. Prima di passare ad un dato davvero clamoroso, chiudiamo con le notizie da Milanello, perché Ibra ieri ha avuto questo scontro con Medel, si è fatto male al sopracciglio, ha avuto 4 punti di sutura. Ibra però, insomma, sostanzialmente già ieri col Bologna ha giocato il resto della partita fasciato e sarà sicuramente a disposizione contro il Torino domenica sera, in questa trasferta molto delicata. Romagnoli continua nel suo lavoro personalizzato, ha avuto questo problema all'adduttore, quindi sostanzialmente a rischio Romagnoli col Torino. Florenzi sicuramente non ci sarà, perché verrà operato nella giornata di domani a Roma, poi comincerà la riabilitazione, il recupero, però poi sostanzialmente il Milan deve provare a vincere le partite, a segnare, e questo è il vero problema. Vi leggo questo dato che secondo me è addirittura sconcertante a tratti. Allora,
Detto che Pioli è consapevole di questo problema offensivo del Milan, perché ne ha parlato anche ieri in conferenza dopo la gara, ha detto siamo consapevoli che negli ultimi 20 metri manca qualità e lucidità, quindi si riferisce sostanzialmente ai trequartisti, a Diaz, a Leao, a Rebic, a Messias, i trequartisti che non forniscono il guizzo giusto per le punte. Ma guardate questo dato: il Milan ha tirato 54 volte verso la porta, quindi non intendo solamente nello specchio della porta, ma 54 conclusioni totali nelle partite contro Cagliari e Bologna, nelle ultime due partite, ma ha segnato solamente un gol, il tiro di Bennacer su sponda di Giroud contro il Cagliari. 54 conclusioni totali per segnare un gol. Il dato è pesante perché sottolinea la difficoltà della squadra rossonera nell'andare a segno, nel trovare la porta, anche perché i 54 tiri totali sono la sommatoria di 33 tiri col Bologna ieri e 21 col Cagliari, quindi 33 più 21 fanno 54 tiri totali, ma dei 33 tiri contro il Bologna solamente 7 sono stati fatti verso la porta e magari c'è stata anche la parata di Skorupski, mentre dei 21 tiri col Cagliari solamente 6 in porta, e lì il portiere Cragno è stato tra l'altro anche bravo in diverse circostanze. Mi ricordo di un tiro ad esempio da lontano di Teo Hernandez, o il tiro di Calabria all'ultimo parato da Cragno. Quindi 54 tiri tra Cagliari e Bologna, un solo gol, 7 volte in porta col Bologna, 6 volte in porta col Cagliari. Sono dati che fanno riflettere, perché giustamente non è possibile che il Milan abbia tutte queste chance, queste occasioni, e c'è poca concretezza lì davanti. Bisogna migliorare qualcosa. E poi ne ho parlato anche nel video di stamattina, nel commento anche con Carlo Pellegatti. Tra l'altro vi invito a vedere il video di questa mattina realizzato insieme a Carlo proprio un'oretta dopo la partita, quindi ancora a caldo, eravamo ancora allo stadio San Siro all'uscita dello stadio. La sostituzione di Giroud, un cambio che non l'ho tanto capito. È vero che il giocatore era stanco, è vero che secondo Pioli se metti insieme Ibra e Giroud togli dei trequartisti, e quindi le palle in aria difficilmente arrivano, tutte le giustificazioni che possiamo trovare. Però sostanzialmente cosa è successo? Ibra è entrato in campo, lui tende a decentrarsi dall'area, tende ad uscire dall'area di rigore, quindi Ibra era fuori dall'area e i cross che lo stesso Ibra molto spesso ha messo in mezzo erano per Leao, Rebic, Brahim Diaz, insomma giocatori che non sono abituati a raccogliere palloni di testa come invece potrebbe aver fatto, come ha fatto in passato Giroud, e come avrebbe potuto fare Giroud se fosse rimasto in campo anche con Zlatan Ibrahimovic. Tanto è vero che nella gara d'andata proprio col Bologna erano stati Ibra e Giroud a suonare la carica per vincere la partita in casa del Bologna. Vi ricordate il 4-2, la partita si era assestata sul 2 pari e poi il gol di Bennacer e il gol di Ibra avevano poi chiuso la gara sul 4-2, ma nel finale erano entrambi in campo. Sinceramente, visto che il Milan pareggiava 0-0 e che bisognava vincere a tutti i costi, probabilmente lasciare in campo entrambi le torri, i giocatori esperti, i bomber, giocatori come Ibra e Giroud insieme in campo in area di rigore, poteva sicuramente creare magari qualche pericolo in più, perché molte volte i cross di Rebic dalla sinistra, di Florenzi e Leao dalla destra, perché nel secondo tempo Leao è passato a destra, non pescavano nessuno in area di rigore, non c'era nessuno a raccogliere questi traversoni in area di rigore con l'uscita di Giroud.
sostanzialmente il cambio probabilmente non l'ho condiviso, però non sono io l'allenatore, giustamente mister Pioli ne sa molto più di noi e possiamo assolutamente rispettare la sua scelta, pur non condividendola, perché ripeto, in quei minuti finali si poteva sicuramente osare di più. Ci vediamo nella giornata di domani, un abbraccio a tutti.